Amici di Lodi Fanfulla TV, benvenuti alla Dossenina per questo primo giorno di ritiro precampionato del Fanfulla. Qua alle nostre spalle i giocatori del Guerriero stanno effettuando il loro primo allenamento agli ordini di mister Andrea Ciceri. La giornata proseguirà poi con la presentazione ufficiale della squadra alla Pergola di San Martino. Mister, quanta voglia avevi di ritornare in campo a guidare i tuoi guerrieri? Beh, tantissimo, più che altro mi sarebbe piaciuto che la stagione scorsa non finisse mai, perché davvero è stata una cavalcata finita praticamente da imbattuti da ottobre in poi, quindi ci siamo dovuti necessariamente fermare, è servito per ritemprare un po' le energie, le forze, soprattutto mentali. Adesso, meno male, sono finite le vacanze, siamo pronti a una nuova sfida, a una nuova avventura. Adesso dovremo lottare coi denti per difenderla e ribadisco, al di là della posizione in classifica, nulla vieta che questa stagione può essere ancora più entusiasmante e vincente, anche perché sicuramente sarà più difficile. Una rosa composta da tanti giocatori che possono effettuare più ruoli. Sì, questa è un po' una strategia delineata col direttore Vito Cera, che si è mosso sul mercato tanto con un grande tempismo, perché la rosa è a tutti gli effetti completata, a meno di sorprese dell'ultima ora. E poi ricercando proprio quel tipo di giocatori che avevo chiesto, tra cui le doti che cercavo erano quelle di poter anche magari interpretare diversi ruoli o diversi sistemi di gioco, quindi in questo sono stato contentato in pieno. Poi concedimi una battuta, non potranno più dirvi che siete vecchi quest'anno? Sicuramente siamo ringiovaniti, adesso che sia una cosa positiva, anche qua sicuramente è una cosa obbligata, perché c'è un giovane in più in categoria, sempre più giovane, quindi necessariamente abbiamo dovuto inserire molti ragazzi di una certa età. Tanti cambi in rosa, ma ancora Capitan Patrini a guidare il gruppo. Sì, dai, sono molto felice di essere qui, un'altra annata, un'altra battaglia, un'altra guerra. Però da vivere sempre con il sorriso, sempre con la voglia di giocare, di stupire, di divertire il pubblico, quindi sarà bello, tranne in questi giorni che ci fa correre nel grano turco, però sarà un'altra bella annata. Poi con Cicere ci sarà da correre in questi giorni? Ma come sempre, non solo in questi giorni, però poi si sta bene, i risultati vengono, insomma il morale è sempre alto, quindi fa niente se si corre, bisogna correre. Avrai tanti compagni giovani come difensori, soprattutto come esterni bassi, per loro un primo approccio, come li guiderai durante gli allenamenti? Ma guarda, come un po' come sempre, alla fine questa qua è la 16ª stagione, quindi di ragazzi giovani sono passati tanti, qualcuno è andato anche più avanti, quindi mi metterò a disposizione se dalla loro parte ci sarà la stessa disponibilità che ho io nei loro confronti, non ho dubbi. Questo guerriero dove può arrivare? Ma guarda, adesso è difficile dirlo cosa può fare questo guerriero. Sicuramente dovrà mettere in campo la grande voglia che c'è stata l'anno scorso, la grande voglia che questa maglia ti spinge ad avere sempre. Tu sei rimasto uno dei punti fermi della società? Sì, fortunatamente sì. Comunque centrocampo rinnovato, anche se conosco già chi è arrivato, quindi metto la parola per i nuovi arrivati. No, scherzo a parte, non vedevo l'ora di riniziare e niente, eccoci qua per la nuova stagione. Per forza ci devono essere molti giovani e meno male, così ci danno una mano nel correre, va? Un po' di gioventù. Hai corso tutta la stagione l'anno scorso, non tirerai sicuramente indietro la gamba quest'anno? No, anche perché sennò ho finito, devo smettere, se tolgo la corsa, no, quindi è la mia arma di battaglia, vai. Cosa c'è da aspettarsi da questo Fanfulla? Cosa c'è da aspettarsi? Nel calcio non si può mai dire, oggi è il primo giorno, vediamo, giorno dopo giorno, vediamo questo gruppo cosa riuscirà a fare sul campo. Tuo personale obiettivo invece? Mio personale obiettivo è sempre quello di migliorarmi, quindi dimostrare di stare in questa categoria, perché arrivo dall'eccellenza l'anno scorso, quindi riconfermare in questa categoria e cercare di fare il meglio possibile. Poi non mi pongo obiettivi, perché sennò bisogna sempre fare qualcosina in più. Quale miglior modo per festeggiare il compleanno se non con un bel allenamento, la Dossenina? Esatto, si ricomincia proprio oggi, il giorno del compleanno. Prima volta, però c'è sempre una prima volta. Cosa c'è da aspettarsi dal prossimo campionato di Serie D, secondo te? Beh, sarà un campionato molto tosto e vorremmo confrontarci con le grandi squadre anche. Ci sarà da giocarsi il posto appunto con gli altri due ragazzi e sarà motivo di più stimoli. Ho voglia di giocare il più possibile e di far vedere che
che posso meritarmi questa categoria. Perché tu poi hai fortemente voluto rimanere a Lodi. Sì, sì, ho voluto fortemente rimanere qui con i ragazzi che l'anno scorso mi hanno accolto benissimo e quindi era giusto che rimanesse. Presidente, non ci sono molte parole. Quella che è cominciata oggi è una stagione importantissima. Sì, oggi è veramente cominciata una vera stagione con un obiettivo e un'identità importante per la Serie D che non abbiamo avuto due anni fa. Ci abbiamo provato, non c'era un problema. Abbiamo fatto tesoro dei nostri errori e speriamo di non farne più come abbiamo fatto, ma però io credo tanto, perché quel gruppo che abbiamo visto stasera, a parte i giocatori che abbiamo fatto delle scelte penso positive, dopo il campo che deciderà tutto, però la forza anche fuori con quella gente che hai visto stasera, che hanno presentato dal direttore generale, direttore sportivo, da Gandini, da tutta questa gente, team manager, cioè tutta questa gente qua che sono qui proprio per la, ma non per soldi, ma proprio perché lo fanno col cuore, no? E allora queste cose qua, come tutti noi che lavoriamo insieme, ti portano a fare dei risultati, secondo me. Dopo, come ripeto, trovi il girone della Madonna che hanno dei squadroni da, non lo so, però non voglio sbilanciarmi, ma penso che diremo la nostra anche quest'anno. Direttore, stasera un grande pubblico per accogliere al meglio il nuovo Fanfulla. Sì, un grande pubblico per un Fanfulla rinnovato e speriamo di fare il meglio possibile. Ha visto oggi i suoi acquisti in campo per la prima volta, come ha visto la squadra? No, sicuramente no, ero curioso di vedere più che altro come si presentavano, perché spesso uno dice sì, faccio qualcosa prima di arrivare, poi invece no, visto che sono stati di parola, hanno lavorato, anche il mister era contento. Fortunatamente tutti bene, nessun infortunio, nessuna cosa. La cosa positiva che oggi erano tutti presenti, e questa è una cosa fantastica. Tutti i giocatori hanno firmato, tutti presenti, tutti tesserati, per cui questo è un grande risultato. BCC e Fanfulla ancora insieme quest'anno? Certamente, adesso se avete visto ci siamo solo noi sulla maglia quest'anno e le aspettative del Fanfulla sono che noi aumentiamo il nostro contributo, lo faremo con il gennaio. Poi la partnership è iniziata l'anno scorso ed è andata subito bene. Certo, noi portiamo fortuna, portiamo fortuna e poi ci siamo ben inseriti in questa realtà, perché abbiamo trovato delle persone estremamente serie, Barbati, Invernizzi, tutte persone molto posate e molto serie. Poi adesso soprattutto Barbati ha avuto il merito di venire col Cavenago Fanfulla, di abbandonare il Cavenago adesso e di riprendere il marchio importantissimo e originale del Fanfulla. È stata una grossa mossa del nostro caro Barbati. Hai rinunciato al Cavenago Fanfulla pur essendo cavenaghino, pur avendo attraverso il Cavenago salvato il Fanfulla, ha avuto il coraggio adesso di dare la tradizione l'importanza che si merita veramente. Presidente, non può sbagliare. Guarda, io grazie anche a questi signori qua, questo signore qua specialmente che ha creduto, non mi conosceva, ha creduto solo parlando con me, ha capito che persona sono, io ho capito che persona è il signor Bassanetti, e questo in connubio che sta andando avanti bene, che ci permette anche noi di respirare, avere una un'immagine importante, perché avendo dentro gli sponsor come Ciabanca, Centro Padana e altri imprenditori vuol dire tanta roba, e perciò anche noi l'immagine cresce, e io quello che voglio portare a far portare il Fanfulla a crescere, avere un'identità, un'immagine importante, dove domani lascio io qualcuno, spero che vada avanti nel modo giusto, senza fare i furbetti. Cioè. Ma sei giovane! Il Fanfulla è ritornato in Serie D e con un grande progetto. Sì, abbiamo anticipato sui tempi previsti, noi parlavamo di un programma triennale, invece siamo riusciti a centrare l'obiettivo il primo anno. Oggi devo fare delle considerazioni, nel senso che alla luce dell'esperienza di due anni fa la Serie D è un salto, è un grosso salto, quindi credo che non voglio prendere in giro la gente, credo che la nostra, diciamo, il nostro punto d'arrivo è una salvezza, una tranquilla salvezza per poi vedere cosa fare negli anni successivi. Amministrazione comunale sempre vicina al Fanfulla. Assolutamente sì, nel senso che è una società storica che è nel cuore di tutti i lodigiani e finalmente è tornata a esserle anche come tifosi, nel senso che grazie al risultato straordinario ottenuto l'anno scorso la città finalmente si è riavvicinata a questa
appunto società che da quest'anno ritorna ad essere esclusivamente fanfulla, quindi non poteva che essere altrimenti, e quindi felicissimi di essere anche quest'anno qua presenti alla presentazione della squadra, della società. Speriamo sia di buon auspicio per un risultato che fisiologicamente credo che, insomma, la promozione vada leggermente al di là delle aspettative anche di quest'anno, ma sicuramente di una stagione importante, ricca di successi, con una squadra ampiamente rinnovata come è stato spiegato prima, solo 6 persone, che sono state mette 6 calciatori che c'erano quelli dell'anno scorso, e quindi, come dire, si riparte dalle certezze però della società, dalla struttura, come dire, dirigente, mister, eccetera, che sono veramente il vero valore aggiunto di queste società, che garantiscono serietà, affidabilità, impegno e approccio, come dire, serio allo sport. Ce n'è bisogno di persone che si dedichino da questo punto di vista. Il fanfulla è fanfulla, per cui non si discute. È bello perché c'è la tradizione, c'è la passione, c'è delle radici anche importanti che fa piacere mettere in evidenza nel corso di una presentazione di una stagione importante, soprattutto poi visto che i risultati, che sono quelli che aiutano sempre chiaramente, possono mettere in evidenza. E si chiude così con la presentazione della prima squadra alla Pergola di San Martino, la prima giornata ufficiale della stagione 2018-2019 del Fanfulla. E da San Martino in strada per Lodi Fanfulla TV, Nicola Agosti, linea allo studio.